conseguenza più immediata è stato sollevare un bel po' di polemiche, perché c'è, diciamo, una parte significativa dei miei colleghi che ritiene che non sia possibile che l'acqua sia lì, perché fa molto freddo. Le temperature al polo sud di Marte, che è dove l'abbiamo trovata, sono in superficie dell'ordine di 160 gradi Kelvin, quindi diciamo che tradotto in gradi centigradi sono meno 113 gradi, facciamo meno 110 più o meno. E quindi anche sotto una coltre di ghiaccio a 1,5 km di profondità, come è stata trovata l'acqua, là dove è stata trovata l'acqua, anche con l'effetto isolante, se vogliamo, che il ghiaccio ha, per cui appunto gli eschimesi lo usano per fare gli igloo, la temperatura non aumenta fino a 0 gradi, cioè quello che spero io, e che pian piano comunque, a furia di discuterne, la gente se ne convinca, o quantomeno ritenga che valga la pena di andare a vedere se avevamo ragione noi o se in realtà abbiamo sbagliato, e nasca una missione spaziale per andare a vedere che cosa c'è lì sotto. Questo al momento, con la tecnologia attuale, purtroppo non è possibile. Scavare, trivellare 1,5 km su un altro pianeta a meno 110 gradi è proibitivo, perciò per il momento non se ne parla. La speranza è che con il migliorare delle tecnologie, con la diffusione, diciamo, con l'arrivo su Marte di sempre più sonde, eccetera, piano piano si trovi anche il modo di valutare questo obiettivo scientifico, di andare a verificarlo, perché poi la possibilità è che se la vita è esistita su Marte possa sopravvivere anche lì.